È tempo di anniversari, amici miei, e allora il Salotto delle Idee non poteva dimenticare l'anniversario di un testo teatrale, di una rappresentazione teatrale che è entrata nel mito come Mistero Buffo di Dario Fo. 50 anni fa, Mistero Buffo di Dario Fo, e proprio per celebrare questo anniversario è stata organizzata alla Milano Art Gallery una mostra dedicata a Dario Fo attraverso le fotografie di un grande fotografo come Roberto Villa. E allora non potevo evitare di andare ad omaggiare un amico come il grande fotografo Roberto Villa e a godermi anch'io, con il Salotto delle Idee on the road, una serata molto, molto interessante. Caro Villa, io se ricordo bene c'ero alla Palazzina Liberty tanti anni fa quando venne fuori il Mistero Buffo. Tu c'eri? Beh, io l'avevo visto nascere a Genova quando le sedi erano quelle che aveva offerto la CGIL di allora, essendo molto indirizzato politicamente e non trovava facilmente spazi, e a questo punto la CGIL aveva offerto la disponibilità. Il risultato è che ha avuto la possibilità di provare e di lì maturare. Poi ha acquisito uno spazio autonomo, gestito molto bene, ma erano tempi difficili. Erano tempi difficilissimi, un po' confusi, insomma, delle persone non sapevano da che parte stare, poi. Ma questa mostra nasce da tutte le tue belle fotografie. Grazie per il belle, ma sono fondamentalmente un documento di chi ha seguito il lavoro di Dario Fo anche un po' in maniera folle, insomma, no? Perché ci trovavamo spesso lui e io soli sul palco e con Franca in platea che diceva sembrate due pirla, insomma, tanto per... e quindi... Sì, questo è il destino di tutti noi un po' visionari che ci prendono per pirla all'inizio. Pensa, quando io nel 94, allora dirigevo la Rusconi Libri e Idea Libri, misi alla Fiera del Libro di Torino uno stand della Rusconi con tutti i televisori e per la prima volta c'era un catalogo dei libri online che erano quelli della Rusconi e Idea Libri, arrivò un grande manager della Mondadori di cui taccio il nome, che mi batté paternamente la mano sulla spalla dicendo: "Ma Simonelli, internet non avrà futuro." Ecco. Era il 1994. Aveva capito tutto, naturalmente. E noi abbiamo sempre avuto molti ad alto livello, sia economico che politico, che hanno avuto quelle visioni lì. Per sfortuna loro, non è andato come pensavano. Sì, però bisognerebbe, è un momento in cui oggettivamente bisognerebbe risvegliarsi un po', insomma, a buon intenditor poche parole. Guarda, io ricordo un lunedì letterario a Genova 1964, quando Umberto Eco, alla domanda di un giovane su cosa pensasse delle presentazioni fatte dagli amici sui quadri di amici, lui ha detto: "Io sto raccogliendo tutte queste cose, le sto mettendo in una cassapanca, ricordo il termine. Quando sarò ricco abbastanza le tirerò fuori e ne farò una esegesi critica." Quando è diventato ricco ha detto: "Ma chi se ne cale di quello che dicevano quegli sciocchi a quel tempo?" Quindi ha lasciato perdere. Noi faremo altrettanto. Certo, e noi qui siamo accanto all'ospite Presidente, questa volta è partita da Spoleto con Vittorio anni fa
e si parlava di Dario Fo, facciamo una mostra di quadri di Dario Fo, e poi adesso è approdata alla storica Milan Art Gallery, appunto, dove tra l'altro abbiamo fatto anche qua anni 5, 6, 7 anni fa una mostra di quadri di Dario Fo. Questa è una mostra antologica, quindi un po' allargata, dove si spiega il grande personaggio, questa eccellenza italiana, questo premio Nobel, una personalità talmente di spessore che comunque ha fatto bene all'Italia, voglio dire. Ma quanti bei personaggi sono venuti a rendere omaggio a Dario Fo. Tu, caro Tancredi Militano, che i nostri spettatori conoscono perché è l'autore di tutta una serie di audiolibri dedicati al cervello, e se non li aveste ancora scoperti andate a cercarli. Caro dottor Tancredi Militano, tu l'avevi conosciuto? Okay. Tu l'avevi conosciuto? Non l'avevo conosciuto personalmente. Però mi trovo qui perché Dario Fo è un po' un collega in qualche modo, perché Dario Fo si è occupato del cervello in realtà. Quindi così come mi occupo delle neuroscienze e delle aree del cervello, anche lui si era specializzato nella comunicazione con una delle nostre aree, perché noi siamo abituati a intendere, a immaginare il cervello come se fosse una struttura unica. In realtà il cervello è costituito da tante aree che collaborano tra di loro. In particolare ci sono delle aree che ci fanno produrre le emozioni, e Dario Fo era un genio perché aveva questa capacità unica di stimolare l'area delle emozioni. Lui riusciva a creare stupore. Quando tu ascoltavi Dario Fo, anche se non lo conoscevo personalmente, però quello che alla fine il suo genio riusciva a fare era stimolare l'area delle emozioni per creare incredulità, stupore, meraviglia. Lui ti raccontava un fatto magari che era accaduto 500 anni fa, e cioè, tu scoprivi che quelle medesime condizioni, che se te le raccontava lui, ti narrava quello che era successo 500 anni fa, tu pensavi incredibile, pensa cosa succedeva, e cosa scoprivi? Che ancora oggi succedono le stesse cose, e quindi rimanevi incredulo e ti stupivi. Ebbene, Dario Fo quindi stimolava l'area che ti produce lo stupore. Infatti Dario Fo è collegato con la droga, tu pensa, non lo sai, ma Dario Fo è collegato in qualche modo con le droghe. Che senso, scusa? Spiegati meglio. Ecco. Ed è collegato con le droghe perché l'area dello stupore, sì, è l'area che ti permette di in qualche modo produrre una sostanza che è la stessa, no, che stimolano gli stupefacenti. Infatti stupore, se tu studi l'etimologia di stupore, di stupefacente vuol dire creare stupore, no? E quindi lo stupefacente fa proprio questo, la droga intesa come stupefacente, e poi Dario Fo era stupefacente nei suoi spettacoli, quindi stimolava quell'area. E cosa c'entra con un biologo e con le neuroscienze? C'entra perché le neuroscienze oggi studiano proprio quell'area, non solo per aiutare aiutare a uscire dalle dipendenze, ma anche perché l'area dello stupore, quindi l'area dove agiscono gli stupefacenti, è in qualche modo correlata anche con le emozioni che tutti i giorni noi proviamo, per esempio con la rabbia. E quindi la rabbia è una di quelle condizioni che noi consideriamo normali, invece non lo è. E potremmo evitarla, e quindi le neuroscienze stanno facendo degli studi proprio perché, capendo bene come funzionano queste aree del cervello, si può evitare di provare rabbia tutti i giorni. Sembra incredibile. Quindi bisogna invocare la nascita di tanti altri grandi artisti, i quali siano capaci di creare lo stupore che creava sempre Dario Fo. Sì, e quindi stimolare positivamente queste aree e non negativamente, perché è come se il cervello avesse bisogno di usare questi neuroni, queste aree. Esistono dei neuroni, si chiamano per esempio neuroni dopaminergici, no? Che sono quelli della dopamina. Avete presente il doping? Ecco, quando uno si dopa, ecco. Doping, questa parola inglese, ha a che fare con dopamina, quindi ci sono delle sostanze che stimolano la produzione di questo neurotrasmettitore. Questo neurotrasmettitore ci fa stare bene, perché è un neurotrasmettitore legato con le emozioni, e si stanno studiando dei modi per evitare che i neuroni dopaminergici inducano il soggetto, la persona, a
provare rabbia e a provare sofferenze e quindi a, a provare emozioni negative, e si è trovato il modo per evitare proprio che i soggetti producano rabbia. Cioè la rabbia è quasi come oggi le neuroscienze intendono la rabbia, come quasi un cortocircuito del cervello, un piccolo errore che viene commesso da tutti noi tutti i giorni. Pensate se all'ultima volta che vi siete arrabbiati, e pensate che è possibile evitarlo. Dire questo oggi, nel 2019, è come se noi avessimo detto un giorno voleremo, andremo nello spazio. Se l'avessimo detto 400 anni fa, nessuno ci avrebbe creduto. Adesso, se io vi dicessi, pensate, un giorno non proveremo rabbia, sembra incredibile. Però sarà così. In questa bella serata abbiamo incontrato Michele Sangenetto, niente po' di meno che. I nostri spettatori hanno già visto una lunghissima intervista. Allora, tu, caro Sangenetto, tu e Dario Fo. Sì. Tu e Dario Fo. Io penso di averlo incontrato quando era molto giovane, negli anni 65-70. E poi vabbè, ci siamo persi di vista, insomma. Io avevo altri interessi, altri impegni, quindi ho tralasciato un po' quello che era il teatro e mi sono dedicato alla comunicazione grafica, comunicazione visiva. E quindi non, ma ultimamente l'ho incontrato in occasione della presentazione di un libro sugli elfi, le fate, ecco, sui trovatori. Ecco, questi personaggi che fanno parte della nostra cultura, diciamo, quella che ci riempie di quelle connotazioni da farci sembrare degli uomini. E niente, quindi ho avuto modo di fargli ascoltare la musica suonata con i miei strumenti, e uno degli strumenti è stato firmato da lui, e questo mi riempie di grande gioia. Ecco, questa è l'ultima volta che l'ho incontrato, e lui è una persona molto semplice dal punto di vista umano, no? Però è un grande personaggio dal punto di vista artistico, culturale. Beh, insomma, è il premio Nobel della letteratura. Ma tu 50 anni fa c'eri agli spettacoli di Dario Fo, al teatro, alla Palazzina Liberty, qui, guarda, a Milano. Non ricordo molto bene, ma sicuramente io ho assistito a uno dei suoi spettacoli, ho avuto modo anche di parlargli, di parlare insieme, perché io mi interessavo. Allora c'erano tutti questi fermenti, no? Gli anni della contestazione, bellissimi, no? Tutti quanti volevamo essere liberi e fare delle cose che andavano al di là della consuetudine, no? Quindi il teatro, la pittura, la scultura, tutto ciò che era contro quelle cose che frenavano, arenavano i pensieri e i desideri dei giovani di quel tempo, no? Ecco, e niente, quindi l'avrò incontrato sicuramente. Ma ecco. Vedo che la tua signora ha in mano uno strumento, un salterio. Sì, sì. Ma tu lo suoni stasera? Ma penso che il maestro della fotografia mi permette di fare un omaggio sia a lui che a Dario. Ecco. Bene. Quindi sicuramente farò un brano. Thank you.
E con un bis di Michele Sangineto, con il suo prezioso strumento, il salterio ad arco, pensate, è uno strumento che lui ha costruito sulla base di disegni di Leonardo da Vinci, si è conclusa questa bella presentazione della mostra antologica dedicata a Dario Fo con le belle fotografie di Roberto Villa, mostra che è stata curata da Vittorio Sgarbi e da Salvo Nunez. La mostra resterà aperta sino al 9 di maggio alla Milano Art Gallery. Ed io, sulle note del salterio ad arco suonate da Michele Sangineto, vi do appuntamento al Salotto delle Idee della prossima settimana. Sarà un Salotto delle Idee più tradizionale questa volta, però con un ospite particolarmente interessante. Torna Luca Liguori a raccontarci delle cose davvero interessanti. Alla prossima settimana, amici miei.